Il Comune di Agropoli, in una nota stampa, fa sapere che da sabato 1 agosto 2015 sarà rimessa in funzione l'apparecchiatura posizionata fra le uscite di Agropoli Sud e Agropoli Nord della strada provinciale 430, dove vige un limite di 80 km orari per il controllo della velocità, il cui utilizzo è stato interrotto a seguito dei danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi. Il Comune di Agropoli tiene a precisare che, nonostante i numerosi tentativi di delegittimazione portati avanti negli ultimi mesi, sia l'installazione dell'apparecchiatura sia la successiva gestione avvengono nel rispetto di quanto previsto dalla legge. La provincia di Salerno, infatti, a seguito di formale richiesta sollecitata dallo stesso comune, ha rilasciato una interpretazione autentica del carteggio intercorso fra i due enti, in cui riconosce e certifica la regolare installazione dell'apparecchiatura e della segnaletica fin da luglio 2014. A seguito di tale interpretazione autentica dell'ente provincia, le affermazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, provveditorato delle opere pubbliche della Campania, nella nota inviata a codesto comune e ad altri enti, appaiono destituite di fondamento, tant'è che lo stesso comune di Agropoli ha presentato ricorso d'urgenza al TAR Campania per l'annullamento della stessa. Inoltre precisa che tutti i ricorsi presentati al giudice di pace sono stati respinti e la stessa prefettura ha inviato al comando della Polizia Municipale di Agropoli le prime di numerose ordinanze di rigetto che sono state notificate in questi giorni. Per garantire gli utenti della strada, inoltre, ha disposto la potatura delle piante, che ovviamente, e come è naturale che sia, sono cresciute in questi mesi, sia in prossimità dell'apparecchiatura che della segnaletica. Il Comune invita pertanto gli utenti della strada al rispetto dei limiti di velocità indipendentemente dalla presenza dell'autovelox.